La nave non se ne andrà domani, ma mercoledì ancora un rinvio per la rimozione della Costa Concordia dall'isola del Giglio. Il motivo non è per il tempo, che sta migliorando, ma per i ritardi delle operazioni di rigalleggiamento. Il rinvio è stato deciso per una valutazione prudenziale, ha detto il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli. Questa decisione, ha spiegato Gabrielli, l'abbiamo presa non perché nelle prossime ore non si possano concludere gli interventi, ma perché non ce la siamo sentita di prendere una decisione a mezzanotte o all'una, all'esito di una verifica negativa di una lavorazione non completata. Per questo ci siamo presi ulteriori 24 ore, anche per una questione di organizzazione di approvvigionamenti per l'isola. Nelle prossime ore la nave riemergerà di altri 2,5 metri, poi ci sarà una verifica finale delle attrezzature e delle sistemazioni, quindi ci sarà il rilascio della certificazione della Guardia Costiera. Siamo agli sgoccioli di questa operazione, così il capo progetto per Costa Crociere Franco Porcellacchia. Parlando delle operazioni di rimozione della Concordia durante una conferenza stampa all'isola del Giglio, il sindaco Sergio Ortelli sul rinvio ha detto: la Concordia ci fa penare fino all'ultimo momento, non nascondo una certa irritazione per lo slittamento e il rinvio, ma ne prendiamo atto e me ne faccio una ragione. La nave dovrebbe arrivare a Genova domenica, secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Costa.